Allora, ci arrampichiamo su questa scaletta estremamente elastica e allora veniamo all'argomento che vi avevo anticipato in apertura, che è quello del cibo, del buon cibo, perché si può mangiare, ci dicono, bene, si possono mangiare le cose della nostra cucina senza per questo rovinarsi la salute. Allora, vediamo come lo fa Julia Roberts. Con lei, signora. Buon appetito. E ci sta bene pure un bel bicchiere di vino. Allora, Chiara Manzi è con noi in studio, autrice di Anti-Aging con gusto, scuola di cucina per restare giovani. Beh, potessimo essere tutti belli come Julia Roberts. Allora, le è piaciuta questa scelta che abbiamo fatto di questo film, il famoso Mangia, prega, ama, Sì. ambientato in parte a Roma? Beh, questa è la gioia del cibo. Infatti, la più bella città del mondo, possiamo dire, e anche la più buona cucina del mondo è la cucina italiana. Però la cucina italiana, la nostra tradizione italiana, a seconda di come viene cucinata, combinata e elaborata, può essere l'anticamera dei tumori oppure può essere una chiave di volta per vivere a lungo e vivere bene Insomma, a il tempo lungo. impone anche, i tempi nostri impongono anche di capire meglio Sì. Esatto, cosa si mangia e non solo affidarsi alla tradizione. è importante però mantenere sia la tradizione che il gusto. E per Allora, ci questo vediamo tra pochissimo. la buona cucina conosciuta, italiana conosciuta in tutto il mondo. Andiamo proprio dall'altra parte dell'oceano per un istante. Wall Street, l'apertura della seduta odierna di borsa. Ecco il suono della campanella che sta per arrivare con i membri del board di VoxelJet. Questa è una compagnia che è specializzata, pensate, in stampanti 3D e l'ultima acquisizione di cui si parla, non poco sui mercati americani, è quella di Google, che si è aggiudicata Titan Aerospace, una start-up che produce droni che possono volare, si dice, per anni grazie a batterie solari, a pannelli solari. E questa è la risposta ad un'acquisizione analoga di una società inglese da parte di Facebook. È un po' questa una delle frontiere dei giganti del web per il futuro ormai prossimo. Borse europee che invece non vivono una giornata memorabile perché c'è un indice tedesco, l'indice ZEV sulla fiducia delle imprese che oggi è in calo. Alessandro. Allora, in realtà non è poi così difficile passare da quello che abbiamo appena visto e sentito al nostro argomento, perché lo ricordiamo sempre, addirittura il cibo, l'alimentazione sarà al centro dell'Expo 2015 di Milano e anche i fatturati delle aziende dell'agroalimentare spesso arrivano con acquisizioni da soli alla borsa, alle piazze internazionali. Ritornando al nostro Sì. discorso, questa è l'internazionalizzazione del cibo e anche della dieta mediterranea. Cosa dobbiamo Esatto. fare di più per capire come goderne? Come goderne? Sicuramente c'è un concetto importante che vorrei passare, che la dieta mediterranea o la materia prima di altissima qualità sono importanti, ma non sono sufficienti per garantirci salute, che possiamo anche scegliere le materie prime di più alta qualità o la dieta mediterranea e instradarci come in un'autostrada verso il tumore o verso l'infarto. Faccio un esempio molto concreto. Qualche settimana fa ero ospite a Porta insieme a prestigiosi chef e uno di questi ha presentato un piatto molto tipico della cucina mediterranea, con le verdure, con il pesce, però ha trascurato, per sua ignoranza personale, perché non ha studiato la nutrizione, cosa che
purtroppo molti chef non hanno all'interno del loro bagaglio culturale la nutrizione. E ha trascurato un piccolo particolare, ma fondamentale, cioè un metodo di cottura delle patate. Per cui questo piatto, nonostante fosse della cucina mediterranea, della cucina italiana, verdure o pesce, conteneva una sostanza potenzialmente cancerogena, pensi mille volte di più. Ma ci dica subito cos'è e come è stato cotto in modo sbagliato. Esatto. Così non lo facciamo. È una sostanza che si sprigiona nelle patate quando assumono un colore marroncino, quindi non è necessario bruciare le patate. E si chiama acrilammide. L'European Food Safety Authority, l'EFSA, segnala che è mille volte più pericoloso rispetto al benzopirene della grigliata. Ma non ho capito, quando si sviluppa? Appena si iniziano a arrostire le patate? Quando le patate diventano un po' più scure del dorato. Ecco, il dorato possiamo ancora mangiarlo, perché sennò... Il dorato va benissimo, anzi è salutare. Quando invece la patata assume una colorazione marroncina, quindi un po' più bruna, si sprigiona questa sostanza che si chiama acrilammide, che risulta dalla reazione tra il glucosio e un amminoacido delle patate che si chiama asparagina. Pensi quante persone non lo sanno e quante patate mangiamo tutti i giorni? Sinceramente non lo sapevo neanche io. Senta, io non ho forse precisato, ma dalle sue parole lo si capisce, insomma, che lei è un'esperta di campo scientifico, perché è docente di nutrizione all'università Tor Vergata di Roma, insomma, era giusto precisarlo, proprio perché magari uno chef non è tenuto a conoscere, sarebbe meglio avesse nozione di nutrizione, ma io penso che oggi però lo chef chi scrive essere... un libro come questo, e c'è chi si improvvisa, diciamo, deve avere delle credenziali giuste, perché adesso ce lo dicono tutti cosa possiamo mangiare o no, ce lo dice anche l'allenatore della palestra, con diete a volte pericolose. Anche vero, io ci tengo molto a lavorare vicino ai cuochi, ma ci tengo anche a non improvvisarmi io cuoca, e così penso che un cuoco oppure un altro professionista non si possa improvvisare nutrizionista. Ci vogliono degli studi particolari, io mi occupo di nutrizione culinaria, quindi della nutrizione applicata alla cucina, che negli Stati Uniti si insegna alle università, è proprio una facoltà universitaria. In Europa non c'era ancora niente fino a 2 anni fa, quando ho fondato io la prima accademia sulla culinary nutrition, che si chiama Art Joints Nutrition Academy, che vuol dire l'arte del cuoco che si fonde con la nutrizione, in modo da trasformare i piatti che sono molto buoni in piatti che fanno anche bene alla salute. Però tra i piatti, dottoressa Manzi, tra i piatti che fanno anche bene alla salute, lei, per il conforto di molti di noi, salva alcuni dolci e poi, cosa sorprendente, il fritto. Il fritto, sì. È proprio questo il fatto, che non ci sono alimenti che fanno male in assoluto o alimenti che fanno bene in assoluto. Una carota cruda, per esempio, è molto poco salutare, o un riso in bianco assolutamente, mentre magari un fritto o un croissant della colazione o un risotto alla milanese potrebbero anche essere anti-aging se cucinati in un certo modo. Per cui la frittura è... Ma il fritto non fa invecchiare. Il fritto non fa invecchiare perché è l'unico metodo di cottura casalingo in grado di preservare all'interno delle verdure la vitamina C, che è uno dei più potenti antiossidanti, quindi uno dei più potenti anti-aging. È importante però che nel fritto non si sprigionino sostanze nocive, come per esempio l'acrilammide, perché anche durante la frittura delle patate bastano 30 secondi di distrazione e da dorate, quindi anti-aging, passano a protumorali. No? Senta, dottoressa Manzi, vedo nel monitor che ci ha raggiunto il Vittorio Feltri, che aspettavamo, e allora io lo saluto, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Direttore, se vuoi chiedere qualcosa alla nostra ospite, noi la stiamo salutando, ci stavi seguendo, mi sembra, con un certo interesse. Lo sapevi che le patate arrosto o fritte non devono diventare marroni perché sennò fanno male? No, non lo sapevo, ma non mangio mai le patate, quindi il problema non mi si è mai posto. Allora, noi ringraziamo Chiara Manzi, docente di nutrizione all'Università di Tor Vergata, l'abbiamo fatto vedere, lo faccio vedere ancora, anti-aging con gusto. Torneremo a parlarne di questi temi, perché tra l'altro qua si promette di non invecchiare o di rallentare l'invecchiamento, quindi qualcosa di più semplicemente che non ammalarsi, no? Esatto. Allora, grazie mille Chiara Manzi. Grazie a voi. Grazie di essere venuta a trovarci a Rai News 24.